sempre eleganti, ma molto molto giovani. Quindi perfetti secondo me per la descrizione. Buonasera. Per un regalo di Natale, immaginavo tre regali, tre amiche. Ok, posso chiedere il budget? Bene, per ogni regalo, giusto? Ok, direi che potremmo fare comunque dei set, quindi magari un paio di orecchini, collana e anello. Insomma, almeno orecchini e collana, dipende. O due paia di orecchini e una collana, oppure collana e orecchini bracciale. Ok, benissimo. Allora, cominciamo subito. Intanto partiamo dalla prima persona che riceverà il regalo. Mi descrive un po' i suoi gusti. Ok. Se le piacciono le cose che brillano, le cose comunque, non direi troppo appariscenti, però comunque qualcosa sì, magari adatto a Capodanno, alle feste, direi che assolutamente, 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 ciò che fa il caso suo. Allora partiamo dalle collane. Ho due proposte in particolare. Come prima proposta ho questa collanina tutta con degli zirconi in oro rosa, molto carina, si indossa appunto così, è diciamo media. Secondo me la grandezza è assolutamente perfetta e è molto delicata, veramente deliziosa, fatta bene, fa una bellissima figura, tutti questi brillantini, secondo me anche adattissima appunto alle feste. Le piace questo? No, lo spegnevo. Tappinare. No, oppure un'altra opzione può essere con meno brillantini. Questa è una collana personalizzabile con ogni lettera. O ce l'abbiamo anche un pochino più grande, in cui si può mettere tre lettere, se ha un soprannome, insomma, se è adatto, o una parolina. E questo appunto la lettera o il numero con dei brillanti. Anche questa molto carina, un po' più lunga. Sì, quindi dipende anche questo se pensa che sia adatto alla persona a cui fa il regalo. Molto carina. Per quanto riguarda sì, di un po' brillantino, ma casual, non troppo elegante, posso avere queste due, secondo me, che sono molto carine. Oppure però sì, però posso proporre anche questa
strana troppo ribellante, però secondo me è veramente molto casual, bella. Comunque ha questo rosso adatto alle veste e cade così, molto carina, con questi tre ciondolini. Il primo ciondolino è una, così diciamo, è scaramantico. Abbiamo uno zoccolo di cavallo, un peperoncino e una mano che fa lo scongiuro. E sì. E secondo me anche questa è molto bellina, magari non per tutti, però un po' moderna. E ha quel tocco di rosso, quel tocco di carattere che comunque cerchiamo. Bene. Ok. Quindi per ora rimangono cuoricino e questo ultimo, ok. Come set di orecchini, io voglio assolutamente proporle. Allora, qui abbiamo un paio di orecchini e un earcuff. Allora, gli orecchini sono questi. Sono questi con i brillanti, secondo me carinissimi. Non troppo grandi. E pieni di questi brillantini, sempre oro, c'è gli archi argento. Ora va bene, ok. Quindi questi due orecchini qui, veramente deliziosi, e abbinato il loro earcuff. Questo earcuff è glielo faccio vedere, ok, allo specchio, in questo modo. E guardi che figura, immagini questo orecchino e questo earcuff, molto bello. Anche alle feste in cui magari si vogliono indossare degli accessori un pochino più grandi, luminoso, bello, e appunto sembra un orecchino. Cosa ne dici? Ah, sono contenta, quindi questi sicuramente. Io faccio anche una proposta di anello, poi vediamo magari. Come anello mi piace tanto questo. Questo è perfetto da abbinare. È uno di quegli anelli, appunto, diciamo così, aperti, quindi assolutamente anche regolabile. Glielo faccio vedere su di me. È fatto in questo modo, quindi il tipico che ha i due brillanti e lo spazio in mezzo. Io lo trovo sì elegante, ma appunto sempre con i brillantini e un po' comunque con del carattere. Guardi che bello, abbinato appunto anche a questi orecchini. Non è un set, ma effettivamente lo sembra perfetto. Ok, anche questi. Allora, le tengo da parte questi, tolgo quello con la lettera, quindi tengo da parte le due collane, gli orecchini, l'earcuff e l'anello per la prima persona. Mi descrive invece la seconda persona. Ok, quindi un pochino più
extra. No, sempre non esagerando. Ok. Bene. Quindi cercava anche qualcosa magari di un pochino più sostenibile. Ok. Benissimo. Quindi magari si lega. Sono fatti a mano da donne etiopi. Ho trovato questo negozietto in Kenya, questo in realtà è un ristorante etiope in Kenya, che aveva, che era anche la sede di questa piccola azienda di artigianato, di gioielli artigianali. Purtroppo mi sono rimasti solo quelli. Li ho venduti veramente bene. Devo fare un altro ordine. E si vedevano proprio le signore che li costruivano. Era un progetto per l'empowerment femminile, bellissimo. Tutto fatto nel rispetto dell'ambiente, sostenibilità, etica. Un progetto meraviglioso. Infatti, con Juice. Nel rispetto di ambiente, etica, veramente un progetto meraviglioso. E lavoravano lì, tutto fatto a mano, quindi tutto diverso, un artigianato, una realtà d'artigianato veramente preziosa. E sono abbastanza grandi, quindi ho pensato che fossero perfetti anche per qualcosa di un po' più particolare. Queste gocce sono meravigliosi. E proporre varie realtà nel mio shop, quindi sono molto sottili, non sono pesanti. Se vuoi provare, non sono assolutamente pesanti e secondo me si vede che sono fatti a mano. Veramente belli, oro perfetto. Quindi questi lo vedo già. Che sembrano perfetti anche a te. Poi abbiamo un altro paio di orecchini, sempre un pochino grandi, questa volta colorati, sempre artigianato, ma di tutt'altro genere, tutt'altro stile. Non so se ti possono piacere, però a me piacciono molto, sono molto particolari, appunto fanno molta scena. Sono questi sono fatti in Italia da un'artigiana e sempre per il lato sostenibilità, sono in plastica riciclata, bottiglie riciclate, questa è plastica riciclata da bottiglia lavorata e sono molto grandi come vedo. Io ho solo gli orecchini in questo momento, ma vende questa realtà. Ma quest'artigiano fa anche collane, anelli, tutto così molto grande, è fatto in molto in plastica riciclata. Sì, è un tipo di artigianato completamente diverso, ma in realtà comunque molto interessanti. Ma non sono stupendo, sono
questo suono, fare così per ora. Sì, esatto. Ok, sì, sono molto diversi. Poi, rimanendo invece, sempre colorati molto carini, questi sempre fatti in Italia. Questi due cerchi molto semplici, rosa, pastello. E te li mostro perché secondo me si abbinano benissimo alle due collane che ti voglio mostrare. La prima. E questa. Però veramente in 2-3 giorni mi arriva, insomma siamo in anticipo, comunque abbiamo tempo, direi, no? E questa appunto è una collanina placcata in oro con tutte delle letterine pastello con il nome. Anche secondo me è molto carina. Molto fresca, allegra, divertente, veramente carina. Sì, è corta comunque. E per questo questi orecchini si abbinano benissimo, no? Sempre qualcosa di colorato, ma un pochino più sobrio, se così vogliamo dire, un pochino più tranquillo. Posso avere, sempre fatto in Italia, questo, sempre con la lettera. Lana appunto queste palline colorate, colori pastello, secondo me dolcissima, è sia fine ed elegante, sia con un po' di carattere, mette di buon umore, è una buona via di mezzo, penso. E secondo me può essere molto adatta per una persona che cerca appunto piccole realtà. In questa proviene da una piccola realtà e qualcosa di un pochino più particolare. Anche questa sì, 2-3 giorni arriva con la lettera giusta. Ok, meglio questa di quella con la lettera, d'accordo. E gli orecchini rosa, ultime due proposte, visto come mi ha descritto questa persona. Ho pensato che fosse anche amante degli animali. Ok, quindi ho due proposte di monorecchini molto particolari, carini. Questo è anche colorato, quindi secondo me è veramente delizioso. Sto parlando di questo. Questo è monorecchino, quindi essendo molto particolare, appunto è fatto apposta per magari essere un pezzo unico, un terzo buco, insomma. Questo coccodrillino fatto di piccoli brillantini verdi con l'occhietto bianco. Delizioso. Veramente. Questo io lo amo. Lo amo tantissimo, lo trovo super particolare. Un'altra opzione, ce l'ho indosso
devo ordinare, ho solo questa mia rimasta. Questo fenicotterino qui. Non so se riesci a vederlo. Anche questo. Per questa seconda persona ho tenuto da parte gli orecchini etiopi, la collanina con la lettera, il coccodrillino, giusto? Allora, anelli, devo essere sincera, un po' colorati, mi metti un attimo in difficoltà. Non mi ricordo di avere niente in questo momento, solo carino, ecco una petta, questo anellino, una pina. Avevo qualcosa di colorato, ma ho già finito tutto. Quest'anno ho tutto a ruba, so, è incredibile, sono contentissima, ecco. Bene, e terza e ultima persona, elegante, sul classico, ok? Va bene, quindi una persona comunque abbastanza raffinata. Bene, e io penso... romantica, ok? No, penso di aver assolutamente ciò che cerchi. Uno di questi è sempre, allora posso sempre riproporti, secondo me che è molto carina questa collana, quella a cuore, molto romantica. E poi altre due collane che ti propongo sono molto carino e molto anche realistico, devo dire. Quindi è molto lunga, quindi magari ci sta anche abbinarci una collana più corta. Dà un effetto molto elegante, molto curato. È proprio bella. La catenella è leggermente lavorata, ma rimane semplice. E sì, questa è la prima opzione. E secondo me è adatto a una persona comunque che ama le cose semplici ma eleganti. Questa goccina qui. Altra collana, magari da abbinarci, un pochino corta. Di perle, queste sono perle di fiume, è appunto cortina, è fatta in questo modo, perle un pochino irregolari, quindi non è la solita, diciamo un po' collana della nonna in perle, che risulta un pochino vecchia, risulta comunque molto moderna, molto elegante, gli assicuro, veramente bella, perché sempre perle, quindi non ci sono colori particolari, hanno questa perlescenza molto bella, molto raffinata, elegante, ma questa loro irregolarità, il fatto che ogni tanto ci sia anche un pezzo di catena, permette di specchiarla. Bella. Bene, io non so se proporle anche degli orecchini con le perle, intendo anche perle di fiume, perché forse un set tutto
così risulta un pochino pesantuccio, ma diciamo che ho qualcosa di un pochino simpatico ad abbinarci. Sempre sul perlato, ma in maniera diversa, quindi un abbinamento molto carino e non scontato. Questi orecchini appunto sono molto eleganti, secondo me, diciamo un classico un po' rivisitato. Hanno questa superficie un po', sì, argentata, perlata, non so se io adoro questa fantasia. E hanno questa mezzaluna brillantini, molto elegante, molto molto fine, nulla di extra, però sempre eleganti ma molto molto giovani, quindi perfetti secondo me per la descrizione. E volendo ho degli orecchini molto molto simili, un dettaglio in più, adesso vi faccio vedere. Scusi, ma io amo il suono degli orecchini. A differenza degli altri, anche questi hanno sempre dei brillantini, sempre una pearlescenza, ma hanno questo particolare della stellina che li rende anche un pochino più rumorosi, ma non si sente. A differenza degli altri, questi sono anche un pochino più quadrati, magari si vede un pochino più di lato, ecco. Questi invece hanno l'anellino tondo, quindi anellino più squadrato e anellino tondo, però sono molto simili fra loro. Un po' meglio questi, ok? Ultima opzione di orecchini. Questi sono molto classici e sono lunghi, hanno il brillante lunghi così, non esagerati comunque, perfetti anche questi per le feste, per la domenica, per qualcosa di un pochino più speciale. Sull'orecchio a forma di cuore, un po' di corda, alcuni brillantini, ne ha 1, 2, 3, 4, 5 brillantini, e ancora corda, molto carini, molto eleganti, ma semplici, sobri, però con quel tocco carino perché hanno il cuore. E sempre con il cuore, cioè se prende queste deve prendere assolutamente anche questo anello. Quest'anello glielo faccio vedere, vediamo, sempre qui, sul medio. Ha un brillante questa volta giallo, quindi molto particolare. E anche dei brillantini sopra. Eccoli qua, sempre a forma di cuore.
persona elegante abbiamo, abbiamo la collana con le perle, la collana con la goccia e gli orecchini. Bene, adesso ricapitoliamo cosa abbiamo per ogni persona e poi facciamo i pacchettini e nel caso ordiniamo, vado a ordinare qualcosa. Ok, alla fine abbiamo scelto ricapitolando. Allora, questi abbiamo detto via. Per la ragazza con gusti più eleganti abbiamo detto collana di perle. Collana da abbinare con goccia, collana da abbinare con goccia e nessun anello, ma orecchini perlati. Benissimo, li mettiamo qui. Molto bene, questi li mettiamo via. Per la ragazza invece che voleva qualcosa di un pochino più attento, sostenibilità, etica, qualcosa di un pochino più particolare, abbiamo la collana. E il monorecchino col coccodrillo. Molto bene. Mettiamo tutto qui. Invece la ragazza un po' più elegante. Ok, quindi abbiamo la collana con il cuore. Molto bene. Abbiamo gli orecchini con l'earcuff e l'anello. Ok, molto bene. Lo so, questo ti piace tanto. Vabbè, magari ti farei un altro regalo. Ok. Lo mettiamo. Quindi, 1, 2 e 3. È corretto. Benissimo. Bene. Quindi questi erano gli ordini. Io le chiedo se vuole, può pagare anche quando viene a ritirare, quindi magari adesso lascio tutto qui, io ho il tempo anche di impacchettare, di fare dei pacchetti di regalo, mi dica anche se vuole qualche dedica. No, la scrive lei. Ok, la scrivi tu, scusa. E spero davvero che ti sia piaciuta questa esperienza con me. Io ci tengo tanto alla cura del cliente. Ti ricordo che con lo scontrino poi potranno cambiare fino al 31 al novembre, aprile, cioè 31 di gennaio. E spero davvero piacciono questi gioielli. Spero di farti fare una bella figura. Però vedo che sei molto contenta e già questo mi fa immensamente piacere. Ok. Bene. Allora io ti ringrazio e appunto facciamo comunque tutto, paghi anche la prossima.
prossima volta. Sì, direi che oggi è lunedì, vieni anche, sì.